Buongiorno e buona domenica. Qualche minuto prima delle 9. Sirius oggi mi ha buttato giù dal letto alle 6:30 perché avevamo fame. E quindi sono qua, un po' in anticipo, però non alle 6:30. Sempre la voce della domenica, ormai siamo abituati. Vi aspetto e facciamo il sample check della fustella del bouquet e vediamo se c'è ancora qualcosa da correggere o se la possiamo mettere in preordine e mandare in produzione. Ho qui anche la fustella degli esagoni, adesso poi vediamo. Buongiorno, ben arrivati, ben svegliati. So che tanti ci guardano ancora dal letto, avete tutta la nostra invidia. Buongiorno, oggi è nuvolosetto qua. Ieri era una giornata splendida, oggi è un po' coperto, infatti avevo freddo, però. Vediamo come va la giornata. Ben arrivati, buongiorno. Io qui ho il mio caffè, consolatorio della domenica mattina, e poi ho un fustellone enorme. Adesso vediamo. Questo lo teniamo qui. Eccoci qua. Ben arrivati. Buona domenica. Così mi aiutate a fare questo sample check. Sapete che ormai da un pochino di tempo a questa parte la maggior parte delle fustelle le provo durante i live, a parte quelle degli animaletti, le provo durante i live, perché non ho tempo di provarle diversamente e perché in realtà più occhi sono meglio dei miei soli due, che a volte alcune cose non le vedono. Stamattina ho corretto su segnalazione della regia l'inserto della fustella del Large Sentiment perché mancava un attimo. Vabbè. Questa vorrebbe essere la composizione del bouquet. Colazione a letto, che bello! Oggi suocera, non tanto bello. Ma pancino, no! Mannaggia. Speriamo che passi presto. Allora, ci piacciono tutti i fiori, i bouquet. Io ho fatto questo fustellone enorme che verrà messo nella bustina, i pezzi verranno messi nella bustina, perché in realtà la maggior parte dello spazio è ingombro perché io ho bisogno dei rametti simmetrici e quindi questo ha causato un espandersi e un moltiplicarsi dei numeri della fustella, numeri dei pezzi che compongono la fustella e quindi vabbè, cosa vogliamo fare? Sta così. Buona domenica, però secondo me i rametti simmetrici ci servono, quindi adesso intanto che il caffè si raffredda, inizio a disporli perché la fustelleremo prima tutta in bianco e poi proviamo una versione monocolore. Dicevo ieri che siamo abituati a vedere questi bouquet molto molto colorati. Una delle domande che mi fate spesso è come scelgo i colori? In realtà io ho pensato di suggerire l'idea con questo inserto che non sia necessarissimo fare, mille colori, cioè utilizzare mille colori, ma che possano venire molto bene anche con una versione monocolor. Falli due rametti. Sì. Le bacche. Poi ovviamente le due foglie. Adesso vederli qua così mi sento un po'. Vabbè, adesso poi li tagliamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le foglie 7, perché questo è tutto fiore. C'è un bosco. Però i rametti ci servono, ci serviranno e potranno poi essere usati in n mila altre cose. A me piace molto fare gli angoli, per esempio, quando ho i daikato, le fustellate, e per gli angoli, per decorare gli angoli, il simmetrico ci serve tantissimo. E non è la stessa cosa girare la fustella, perché il taglio, visto dall'altra parte, è meno bello, non è incurvato. So che mi capite, ditemi che mi capite per cortesia, perché sennò. Che sia specchiata secondo me ci offre una serie di possibilità in più. Adesso vediamo che tutti i rametti funzionino come l'ansia di perdita dei pezzi. Lo so, questi non li ho potuti far unire più di tanto, nel senso che ho fatto unire solo i centri dei fiori e questi qua, perché altrimenti si sarebbero persi. Posso far unire questi due, in realtà che questi due avrebbero dovuto essere uniti, però in realtà tutto il resto deve essere separato perché altrimenti non ha senso, o perché magari non tutte le volte montate tutto il bouquet, si monta tutto il bouquet, ma magari ci serve qualche fiorellino qua e là. Quindi
Quindi ci sono quattro misure di fiori, quelli più piccoli sono perfetti per le ATC e poi ci sono un'altra serie di fiori. Vediamo se funziona. Ho già adocchiato una versione autunnale, una versione, è una versione, natalizia. Quindi vediamo se vi piacciono, come va la situation. Qui sto già vedendo che forse c'è una cosina da correggere. Ah no, in realtà forse vabbè, adesso vediamo. Il numero dei pezzi mi dimentico sempre, mi dimentico sempre. Giuro che me lo annoto. Basta che ci sia una per tutti, sì, assolutamente sì. Allora, io ne farò una tutta bianca, che così è facile, fustelliamo tutto. Poi mi sono presa, in realtà, la carta numero 8 della storia di Natale in cerca di nome, perché secondo me per questi fiori è bellissima. Nulla toglie che volendo si possono colorare con verdi coordinati e colori di fiori pastello coordinati. Io ho dato un suggerimento per farla monocolor. Perché una delle domande che, lo ripeto per chi sta arrivando adesso, una delle domande che mi viene fatta più spesso quando si tratta di queste fustelle è come scelgo i colori? Io suggerisco sempre di scegliere toni che si sposino, cioè, coordinati, magari più chiari, più scuro, perché rende molto più semplice l'abbinamento dei colori. Quando si scelgono colori diversi, dei rosa, dei gialli, degli azzurri, bisogna vedere che stiano bene insieme. Se andiamo sulle tonalità pastello, per esempio, tendenzialmente secondo me vanno sempre bene tutti, bisogna poi solo accoppiare bene i verdi. Sapete che io sull'abbinamento dei colori sono un po' obsessive compulsive, e quindi vabbè, che devo dire? Io scelgo a caso che cosa? No, mi sono persa dei messaggi prima, evidentemente, perché non. I rametti, specchi, la misura data. Sì, ci sono alcune cose che hanno delle misure perfette per le ATC. Questi rametti qua, ce ne sono. Allora, beviamo il caffè. Scusatemi. Poi taglio un pezzo di carta bianca. Ho preso un pezzetto di carta bianca liscia perché così poi possiamo sfumare con gli oxide se vogliamo. Ma colorerei solo i fiori. Ah, scegli a caso i colori. Ma allora, i mazzi di fiori sono, non sono esattamente non sono cromaticamente coordinati tendenzialmente perché i colori se ne sbattono altamente della cromia che si coordina. Soffiori, cioè hanno tutto il diritto di splendere nel massimo dei loro colori e fregarsene dei colori che ci sono intorno. E dovremmo imparare dai fiori, in realtà. Vabbè, chiusa parentesi della psicologa della domenica mattina. Però, se vogliamo fare una cosa coordinata per colore, ci sono diversi trucchetti da usare, insomma. Dunque, mi sono fatto un caffè lunghissimo. Poi però iniziamo a tagliare. Facciamo prima quanti più rametti possibile, poi tagliamo i fiori. Alcuni di questi fiori più piccoli dovremo tagliarli un paio di volte. Anche questo andrà tagliato due volte, anche questo andrà tagliato due volte. Però ce la facciamo. Allora. Ce l'ho quasi fatta. Sono in super orario adesso, insomma, intanto che finite di arrivare. Fatto. Allora, dunque, spostiamo tutti questi rametti. Voilà. E prendiamo un pezzetto, poi ho preso un pezzetto di Earl Grey che avevo qua, che male non fa e potrebbe essere il giusto sfondo. Prendiamo un pezzo di cartoncino bianco. I fiori, questi, cioè la copertina, tu dici, o le fustelle? Adesso tanto le tagliamo tutte, quindi ve le faccio vedere bene. Allora, tagliamo un pezzo da 6 pollici, che così ho tutta la larghezza del piatto su cui disporre tutto questo po' di rametti. Tolgo 4 pollici e inizio a disporre i fiori. Sapete che io sono sempre alla ricerca della possibilità di fare meno fustellate possibile nel momento in cui devo fustellare tanti pezzi o devo comporre una fustella e quindi. Allora, guardate, cerchiamo. Forse era meglio non vederla. A me piace molto. Allora, questi qui sono le bacche. Sapete, avrei potuto fare le bacche. Voilà,
Le carte non si riescono a ristampare quelle della mantellina perché sono molto vecchie e perché un numero così basso di stampe non si riesce quasi mai a fare. Allora, avrei potuto fare solo le bacche da incollare qui dietro, ma siccome lo trovo sempre particolarmente complicato da attaccare le bacche dietro, di modo da avere un bell'effetto, ho fatto il rametto che si sovrappone. Costa un filino di più, ma secondo me ci risparmia un po' di esaurimento. Allora, vediamo di metterli tutti questi rametti. Forse c'è qualcosina da correggere, ho visto, ma boh, adesso vediamo. Rametto, rametto. Ok. Vado. Di questi tendenzialmente dovrebbe bastarmi un pezzo per. Vediamo che cosa è venuto fuori. Togliamo un attimo le fustelle. Opla. Le appoggio, anzi adesso le tengo in mano. Così poi guardiamo bene tutti i rametti che siano. Ah, vedete, questi qua, ma questa è la mia big, cioè questi li devo ritagliare perché in questa parte centrale la mia big shot non taglia bene. Ma è un problema della mia Big Shot. Infatti, per tagliare le plate ho dovuto fare un po' di acrobazie. Allora, intanto togliamoli tutti e poi li analizziamo. Sì, no, ma direi che va bene. Questi qua non mi ha tagliato bene. Ok. Anche questo è da ritagliare, la parte centrale non ce la possiamo fare. Buongiorno, stiamo facendo un sample check, una fustella che vorrebbe essere la mia fustella bouquet per la primavera, a cui poi seguiranno quella. Ah, adesso questa devo tagliare l'altro. Dunque, questi due li devo tagliare tutti e due, ma questo. L'altro. Ok. E questo qui si toglie non benissimo, quindi anche questo che dovrebbe essere lei. Allora, vediamo se riesco a sistemarli qua e ci metto il tappetino sopra, il tappetino senza paura che tendenzialmente guardate, qua la carta che mi manca, prendiamo tappetino. Voilà. E vado. Vediamo se col tappetino va. Con le plate ho dovuto usare il tappetino sempre perché questa bichot è già andata. Perché ovviamente io la maltratto un pochino. Ma so che mi capite. Infatti, vedete, adesso dovrebbero essere tutte a posto. Ah, questo pezzetto qua. Vabbè. Col tappetino risolvo. Oh, vabbè, dobbiamo ritagliarle queste qua perché sono un po' monche. No, no, questo non va bene. Via. Prendiamo questo pezzettino qua e dobbiamo tagliare questa e questa. Tappetino senza paura, scrivi a problemi perché credo che ce ne siano un paio nel sito dei negozi e te li spostiamo nel caso, ma dovremmo averne ancora. Se lo segni a zero, non mi ero neanche accorta che su questo sito fosse a zero. Vado. Se magari lo guardo adesso un attimo. Scusate, fustello solo questi qua. Niente, il tappetino, cioè, sembra un'altra fustellatrice, vedete? Ok, guardo un secondo se il tappetino c'è ancora, se lo vedo, ma secondo me dovrebbe esserci, se no lo facciamo rifare. Sì, c'è. Aspettate
Aspettate che ho preso il portatile e lo sistemiamo subito. Allora, senza paura. Vediamo un attimo. Infatti lo spostiamo dall'altra parte. Aspettate che faccio questa mossa qui, che così andiamo avanti tranquilli, perché tanto se no poi me ne dimentico. Sicuro come l'oro. Buongiorno, buona domenica, ben arrivati. Allora. Perfetto. Lo trovate online disponibile. Poi lo sposto anche in avanti. Allora, guardiamo un secondo i rametti se mi piacciono tutti come sono venuti. E li prendiamo a due quelli che sono simmetrici. Non so se c'è la mia amica di simmetrie. Allora. È sempre abbinato al foglio magnetico. In realtà il fornitore, quando gli ho chiesto, mi ha detto che loro hanno a disposizione solo questo spessore del tappetino, quindi se lo faccio rifare da loro devo per forza sempre accompagnarlo dal foglio magnetico. Adesso gli chiederò se abbiamo un'altra soluzione, però nel caso sarà sempre così. Allora, questi vanno bene. Le fogliette sono segnate bene. Questo qui è il fratello di questo. E direi che può andare. Sì. Questo è un pochino diverso. No, sono uguali. Sono simmetrici. Questo mi sembrava più piegato in là, ma è solo piegato. Questi due, che mi sembrava avessero qualche problemino, invece in realtà possono andare. I taglietti al centro. Bene, ci sono. Questo qui è sempre questo qua, più piccolo. Questo sia un po' deformato, ma è questo, sempre con i taglietti al centro, e questi ci permettono di incollare questi. Adesso qui sono tutti bianchi, quindi questo va bene. Allora, incolliamo le bacche, che così diventano già un pezzo in meno. Stiamo capendo se l'ultimo campione su cui ho fatto delle modifiche di questa fustella, che vuole essere un bouquet di primavera, stiamo capendo se va bene, se possiamo mandarla in produzione e quindi poi metterla in preordine. Allora, questo qui andrà fustellato nel colore in cui vorrete le bacche. Adesso è tutto bianco, quindi è indifferente. Ecco, sarebbe stato furbo, non ci ho pensato, fustellare questi sul foglio di biadesivo, perché così sarebbe stato molto più semplice incollarlo. Ma adesso noi abbiamo la nostra fantastica glue press. E sovrapponiamo i rametti. Poi proveremo a farlo col colore, che dovrebbe essere più evidente. E in questo modo avremo. Ma guarda, la glue press è meravigliosa. Vedete, in questo modo avremo subito fatto. Immagino, poi lo facciamo colorato il rametto, che rende di più. Rispetto all'altra volta ho dovuto inspessire un po' il rametto centrale, perché altrimenti da sovrapporre sarebbe stato veramente delirante. Adesso mi ricordo che la prossima prova che facciamo uso il foglio di biadesivo. Buongiorno, buona domenica, domenica pigra, io come sempre sono in pigiama, sto provando questa fustella dei fiori del bouquet, vediamo se funziona, cioè se possiamo mandarla in produzione, insomma, se va bene. Ah, però tu non sei giusto, no, tu sei quello simmetrico. Ah, ho tagliato quello sbagliato, brava, 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 brava. Allora, se tu non vai bene, dovrai essere per forza tu. Ok, questo ce lo teniamo qua. Allora, dato che devo ritagliarlo, prendiamo un pezzettino di foglio di biadesivo che l'avevo aperto qua l'altro giorno, poi chissà dove è finito in mezzo a tutto il bailame. Vediamo. Ah, intanto abbiamo ritrovato questi, che male non fanno. Eccolo qua, no, questo è un foglio dei tondini. Ah, beh, ne riprendo un altro se non lo trovo, perché così è più facile. Aspettate
Aspettate un secondo. Ne tagliamo un pezzettino che ci consenta di fustellare il nostro rametto, così è un po' più easy. Secondo me con il foglietto sotto riusciamo anche senza tappetino. Adesso ci provo, però magari lo fermo con un pezzettino di washi perché se dovessi aver bisogno di fare un secondo passaggio almeno sono più facilitata. Sto provando la futura fustella del bouquet primaverile. Se funziona, se va bene, se non devo fare modifiche, poi ve la metto in preordine. Proviamo senza tappetino. E vediamo due passaggi, un avanti e indietro, come va. E poi ci dedichiamo a tutto il fiorellame. Ah, sì, con lo spessore dell'adesivo sotto senza problemi. Adesso che questo è tutto adesivizzato, io sovrappongo qua e in realtà vedete? Sì, magari se mi aspettate che ve lo ingrandisco. Adesso vedete, l'adesivo ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Per me che non sono super precisa, probabilmente è meglio la colla. Facciamone uno zinzinello alla volta. Vedete? Non è ben sovrapposto qui, ma è colpa mia. Per me è meglio la colla. Vabbè, adesso lo so. Ok, dunque, e questi sono i rametti che ci teniamo tutti qua. Adesso facciamo sempre tutto in bianco i fiori. Questo non mi piace proprio così, però chissà se riesco ancora un attimo a spostarlo. No, vabbè, per ora lo teniamo così, poi so che è da cambiare. Allora, ragioniamo sui fiori. Dunque, quattro fiori di dimensioni diverse. Questi qua che sono tutti uguali, ma sono semplicemente di dimensioni diverse. Adesso li metto tutti qua. Questo qui è proprio piccino picciò. Magari ci metto un pezzo di bianco sotto. Sempre un 6x8, che così poi tagliamo. Questi anche senza adesivo. Di questi qui poi me ne servirà un altro paio per tipo. Poi abbiamo, allora, questi sono i centri che andrebbero fatti in un colore più scuro rispetto al colore che si sceglie per il fiore e li facciamo poi sull'adesivo perché questi sono facili. E questi sono ancora da mettere al centro di quelli, quindi anche questi li faccio poi sull'adesivo e lo faccio dopo. Poi ho questo fiore qui che si compone. Ah, in realtà forse questa non ci serve neanche più, perché come ho fatto questo, secondo me non fora. Questo probabilmente lo oh, potrei anche lasciarlo per chi vuole farlo così, cioè non ci cambia molto in termini di costo. Questo è da mettere sopra e questo qui è da mettere dietro. E questo è un altro fiore. Poi, questo qui è un altro fiorellino che si compone del gambo, della base con le foglie, delle foglie, il verde delle foglie, probabilmente questo è evitabile. Ah no, perché poi viene coperto, vedete, non mi ricordo più. Questa è la base del fiore colorato e queste sono le fogliette che fanno una specie di zigrinatura. E questa qui è la foglia, non mi ricordavo più a che cosa corrispondesse, la foglia del rametto. Posso tagliarne un pezzettino o usare questo e mi fustello già anche le cose con il foglio di biadesivo. Adesso le dispongo meglio, cioè le ridispongo.
No, stai buono, non crollare. Sapete che io cerco sempre di tagliare tutto quello che mi serve insieme, così da non dover fare mille passaggi. Allora, mi serve un pezzettino di foglio biadesivo per tagliare i centri, perché è più comodo averli biadesivizzati. Quindi guardate, mi taglio un pezzettino qua, mi basta una cosina così. E li metto qua e qua. Dei centri avrò bisogno poi di tagliarne eventualmente altri, perché di questi fiorellini, del fiore grande, per come lo comporrò, me ne servirà uno solo, ma del resto potrebbe servirmene qualcuno in più. Vado con il tappetino. Questo lo metto sotto, anche se non dovrebbe essere così, che magari mi tiene anche ferme le fustelle. E vediamo. Componiamo i fiori e alcuni di questi saranno da tagliare un'altra volta. Adesso vi faccio vedere quali. Allora, aspettate che ho fatto cadere una serie di cose, ma le recuperiamo poi. Quindi. Dunque. Sì, questo va meglio. Questo era uno dei pezzi che abbiamo fatto correggere. Sì, posso eliminare un pezzetto, un paio di pezzetti. Allora, fatemi togliere tutto quello che non ci serve. Qui, oh, questi sono, ah, questi li dobbiamo fare dopo perché si sono staccati dal biadesivo. Potrei, visto che si sono staccati, attaccarlo qua così, dato che sono staccati. Attaccarlo qua così. Ah, questo ce l'ho io qua. Per questo è veramente grandino e quindi forse questi qua sono da ridurre uno zinzinello. Allora, questi lasciamoli un secondo qui. Qui c'è ancora un altro centro, ma questo centro qui per il fiore più piccolino non ci serve là, cioè non ha senso tanto fare l'altro perché è veramente troppo piccolo, vedete? Poi questo colorato ovviamente assume tutta un'altra cosa. Allora, intanto questo. Allora, forse mi conviene assemblare i fiori e poi decidere quali rifare doppi. Dunque, questa sarebbe anche una delle occasioni in cui usare il diamante della Spellbinders. Dunque, allora, questi fiori qui sono uno. Vedete, le misure sono varie, nel bouquet ci stanno tutte. Allora, tagliare taglia perfettamente, quindi va bene. Dunque, i centri. Questo si è portato. Ah, questo è uscito dal foglio di biadesivo. Quindi questo lo mettiamo così. Questo lo mettiamo così, secondo me quello lo posso un pochino allargare. Ok, e quello lì è piccino picciò. Ok, i fiori, mi manca un centro di questo che è qua. Adesso compongo i fiori, così vediamo come si montano, come li ho scomposti. Questo centro qui va più piccolo. Mi manca un, ah, c'è un centro che è troppo grande, che è quello lì. Ok, devo rivedere quella roba lì, quindi ve lo metterò in preordine dopo. Anzi, no, in realtà ce n'è uno qua di centro, ma è troppo grande. Allora, vediamo il resto. Questo qui andava sovrapposto qui, ma in realtà, col fatto che questi non c'è abbastanza spazio per fare dei veri e propri fiorellini, non ha molto senso. Non so se lasciarvi la parte piatta, perché magari a qualcuno piace e quindi. Perché questo va pensato, cioè è pensato così. Ok, e questo qui esce da dietro. A questo non ho fatto il rametto, mi sa.
Vedete? Però possiamo usare una qualsiasi degli altri rametti o possiamo usare questo. Sono interscambiabili in realtà questi rametti qua. Quindi vuol dire che dovrei farne uno in più di questi, così che tutti i rametti ce li abbiamo. Adesso vediamo, perché invece questo è pensato così e anche qui secondo me posso evitarmi, perché queste sono le foglie verdi da mettere qui su. Bisognerebbe mettere questo, che invece qualche forellino ce l'ha, perché era disegnato in maniera diversa. Guardate. Questo è stato pensato così. Qui le foglie che dovevano essere di un verde più scuro e si poteva dare profondità con queste qui, ma in realtà potrei pensare. Bah, sì, in realtà mi servono perché da appoggiare qui sopra, altrimenti non si crea la giusta tridimensionalità. No, no, ci servono anche queste. Vedete? Una e l'altra sarà qua. Questo è di qua. Ho perso l'altra. Ho perso l'altra, ma adesso la rifustello. Quello liscio è quasi inutile. Lo toglierei e metterei un altro rametto di questi, perché così ce ne abbiamo due e in realtà tutti i fiori li possiamo fare. Questo qui, questa qui è la foglia di questo. Ok. E questo qui può essere il rametto di questo fiore qua. Oppure il rametto di questo. Oh, scusate, sono un po' fuori fuoco. Allora, ho perso, perché nella fustella c'è. Ah, è qua, l'altra foglietta. Ecco, vedete? Così. Fustello un altro di questi, che così. Allora, mi serve, ricapitoliamo. Mi serve un altro di questi per. Questo qua, questi qui li faremo tutti doppi. Questo facciamo che lo togliamo. Secondo me non ci serve. Può essere. No, i fiori non li ho specchiati, non li ho specchiati perché poi diventava veramente. Cioè già qua ci sono 38.000 pezzi. Ho specchiato i rametti. I fiori è un po' più semplice poi gestirceli. Allora, mi serve un altro fiore di questi. Questo. Adesso recuperiamo tutte le fustelle. Un altro di questo, un altro rametto, un altro paio di fiorellini medi e quindi poi ci rifacciamo anche questo e questo e anche questo. I fiori li devo fustellare due volte. Nessuno dei fiori è specchiato per scelta perché altrimenti diventava veramente tanto. Però questo lo metto di qua e questo lo metto di qua, cioè l'idea era questa, no? Questi si prestano a questo gioco qui. Per quello non sono stati specchiati, poi sennò diventava veramente un fustellone enorme. Mi manca qualcosa. Allora, iniziamo a mettere questi. Ci serve questo qui. Il fiore con il ciuffo dietro, tra l'altro, si presta anche, cioè quel ciuffo lì dietro si presta anche a tante altre decorazioni. I centri, questo qua, ci serve questo me ne servirà ancora un altro. Fiore qui, la foglietta qui. Cerco di disporli un po' tutti qua. Mi manca qualcosa, però. Mi manca. Le foglie ce l'ho, vabbè, questo. No, forse ho tutto. Vabbè, poi dovrò rifustellare questo qua. La parte sotto il rametto, sì, però poi in realtà tu la giri quando giri il fiore. Voilà. Il rametto può andare, cioè, mi sembrava più importante la capocchia. Opla. Allora, facciamo, no?
non l'ha preso. Aspettate. La precision plate che è più grande. Qui gli ho, l'ho accarezzato sul pancino questa mattina. Sembrava che volesse che lo accarezzassi sul pancino, ho interpretato male. Questi li ha tagliati, questo l'ha tagliato, questo l'ha tagliato. Di questo me ne serve un altro. Così. Di questa me ne serve un'altra. Di questo ne facciamo ancora uno. Ah no, questi qui li devo rifare, sì, perché erano nella parte che non ha preso. Ok. Andiamo e poi mi monto i fiori. Scusate che si è spostato tutto. E poi assemblo il bouquet. La prova dopo che faremo sarà fare i fiori colorati, le corolle. Voilà. E assemblarli con un monocolore. Poi scegliamo. Io mi sono presa in realtà il colore che mi piaceva per il fiore, ma dobbiamo decidere come fare i rametti. Che potrebbero anche essere grigi in realtà. Allora, cerchiamo di recuperare tutte le fustelle. Poi il bouquet può essere interpretato in modi diversi, può essere più o meno ricco. Io ovviamente bando alle ciance, lo faccio quanto più ricco possibile. E via. Ok, mettiamo insieme quindi le varie cose. Quindi abbiamo un altro di questi su cui dobbiamo mettere questo. Ah, vedete, non ho fatto il ciuffetto. È questo qua, mamma mia, stordita. Allora, assembliamoli un attimo. Così sono pronti. Poi ho uno di qua, uno di qua. Ne avevo fatto un altro che ho perso. Sarà rimasto nella fustella? No, l'avevo tolto. Vabbè, adesso intanto assembliamo le varie cose che ho qua. Questo, ok, prendiamo i centri, ah ma no, questo è quello più, vabbè, lo lasciamo lì, anche quello non è il centro di quello più grande, ma lo lascerei lì lo stesso, così, e qui ci metterei questo, poi... Qui abbiamo questa. Sì, sto provando la fustella del bouquet. Ho perso uno di questi. Questo qua, vedete. Però dovevano essere quattro, quindi comunque me ne manca uno. Metto questo qui. In realtà potrei togliere questo pezzo qui. Facciamo una prova. Se togliessi quel pezzo lì e mettessi due... Sì. Cosa ne dite? Io farei assolutamente così. Così. Questo lo togliamo insieme alla parte del fiore liscio, che non ha molto senso. Qua così, qua così. Adesso poi lo correggiamo. Penso di potervela mettere tranquillamente in preordine lo stesso. Le correzioni che faccio sono veramente minime e sono proprio solo... Vabbè, quel pezzo lì è inutile, ma in realtà anche queste fogliette che ho tolto adesso lo sono abbastanza. In realtà mi manca un rametto.
ma potrei anche fare senza, ma vabbè, intanto tu sei girato così. Allora, uno zinzinello di colla lì. Uno gira il testino di qua. Questo in realtà lo potete nascondere così e fa come se ci fossero delle altre fogliette sotto. Mi mancherebbe il rametto per questo, che magari adesso mi taglio. Un'altra cosa che non ho fatto è mettere questi centri. Questo uno deve essere ancora un po' più piccolo. Lì forse ci starebbe addirittura bene una semisfera. Forse quel fiorellino piccolo è troppo piccolo per avere il centro fustellato, probabilmente. Allora, fustelliamo un altro rametto semplice, semplice, anche senza la fogliolina, tanto andrà nascosto. E provo ad assemblarlo così come l'ho assemblato in grafica. Vediamo se funziona. Riflettevo che in realtà questi rametti non mi servono neanche per nascondere i fiori dietro, però vabbè, ormai li ho fatti. Allora, mettiamo un pucciolin di colla qui e questo. Ok. Quello avrei potuto metterlo anche sopra, in realtà con colorato forse è meglio sopra. Allora, proviamo a comporlo. Posiamo questo qua. Allora, vediamo un attimo. Dunque, questo qui è il fiore centrale. Io ho pensato, cioè, allora, un po' mi ha aiutato la grafica che ho trovato, però. Ah, vedi che questo, per esempio, è giusto di qua, ma perché sono perché questi sono uguali. Mannaggia. E quindi ovviamente mi serviva questo che fa scusate, eh. Tu fai questa curvatura qui, ritagliamo questo, imparerò prima o poi. Dunque. Direi per ora va abbastanza bene. Ci sono un paio di cambiamenti che devo fare, niente di trascendentale, credo di potervela mettere in preordine tranquillamente. Adesso mi direte anche voi cosa ne pensate, insomma. Tanta fatica per fare i rametti speculari e poi li fustello male. Ok, allora iniziamo a costruirlo così come l'ho ragionato. Questi due più grandi, questo qui più grande e questo qui più grande, sbucano fuori da qua dietro. Probabilmente mi servirebbe avere un centro su cui appoggiarli. Perché così non riesco ad incollare bene. Ho una di queste qua e una di queste qua. E poi abbiamo da mettere questa e questa. Allora, mi serve un centro. Siccome non so di preciso dove la incollerò, e vorrei comporre il bouquet prima. Allora, la cosa più semplice da fare è incollarla sul pannello, incollare tutto questo ambaradan di fiori e di rami sul pannello su cui volete che rimanga. Ma siccome non ho ancora deciso dove sarà, mi taglio una punciata tonda, anche un pochino più grande. Adesso io ho trovato questo e quindi mi faccio andare bene questo, dove inizio a mettere. Per esempio, facciamo una prova. Ok.
cerchio più piccolo, poi non riesco ad appoggiare bene. Per me sarebbe più difficile. Mentre così riesco, vedete, a dargli una forma un pochino più aggraziata. L'idea è che sarebbe ovviamente più comodo poterlo incollare direttamente dove rimane, ma in un mondo perfetto. Ok, poi in realtà ho anche questi rametti qua che guardano in giù, quindi questi addirittura potrei fustellarli più volte. Questi qua semplicemente metterò la colla dietro. Ah, beh, avrei anche dovuto colorarli i fiori prima di fare questo, però stiamo facendo un sample check. Così. Ok, il cerchio più piccolo, scusami, no, non avevo capito. Ma un punch va benissimo. Per ora è proprio solo una base d'appoggio. Vedete, qui non avrei dovuto fustellare la base perché in realtà non mi serve. Perché? Questo lo taglio ormai. Se avessimo avuto tutto libero, non avessimo avuto il cerchio, sarebbe stato più semplice. Allora, intanto, questi e questi sono in alto. Io li ho pensati in alto e questi qua invece escono da qui. Mettiamo questo ramage qua prima. Ok, poi. Lo inserisco qua e questo lo inserisco qua. Quando ti metti una base dietro è più semplice se non lo stai incollando dove deve rimanere. Cioè, la cosa migliore da fare è incollarlo dove dovrebbe rimanere. Poi, però, se per qualsiasi motivo non siete pronti per incollare lì, è ovvio che bisogna, insomma, cercare una soluzione. Avrei dovuto colorarli prima perché adesso, secondo me, c'è poco. Sto togliendo i rametti sotto perché in realtà non ci servono perché per come ho messo il tutto non ci stanno. Ok, vedete? E adesso sistemiamo un po' dei fiorellini piccoli. Mi rendo conto che nella grafica che ho fatto ho usato altri due rametti medi, che adesso magari ci fustelliamo. Lì ne ho pensato uno piccino, piccino, piccino. E in realtà io non so quanto sì, forse avrei dovuto colorarli prima perché così ovviamente non sono. Non è, però a me piace molto vederlo così, non so a voi. Fatemi fustellare i due rametti medi che li mettiamo di là. Non ho potuto, cioè non potevo duplicarli, che diventava veramente un fustellone enorme. Per sapere come è venuto. Un sample check dal vivo. Ma mi sembra bello. Chiaro che è tutto bianco. Adesso proviamo a dare qualche tocco di colore piano 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 piano, quindi vedrete la clé che lo rovina in pochissimo tempo. Devo solo sistemare un pochino i centri, secondo me. Quello più piccolo non ha bisogno del centro così perché è troppo piccolo, ma ci serve quel fiorellino. Ma fustello questi due rametti qua. E poi facciamo una prova in colore.
sì, ricordo che ho detto que quattro di questi non, cioè, non ha senso, cioè, viene a costare troppo poi la fustella. Allora, questi sono stati pensati per essere messi così, cioè, ma poi potete metterli, va bene anche così, ma se volete proprio renderlo super ricco, io ne ho messo uno qua. E uno qua è super ricco così, però questo mi serve per l'appoggio, per esempio, di un fiorellino così, volendo anche un fiorellino qua. Poi, a seconda ovviamente di come lo componete, potete decidere di aggiungere più o meno fiori delle dimensioni più disparate. Questo è un suggerimento. Adesso la correggo, diciamo che ci vorrà un mesetto. Cioè, guardate che bianco su, cioè, tutto bianco su uno sfondo è meraviglioso, secondo me. Allora, adesso la clera rovina questa fustella qua. Abbiamo deciso che ho deciso che tolgo queste fogliette qua che non hanno tanto senso di essere e la base del fiore liscio perché non ha tanto senso di essere. Prendiamo un... Allora, di che colore? Potrebbe essere un giallino, potrebbe essere un Tiffany, potrebbe essere... Adesso voglio evidenziare un po' i colori, anche se... Allora, questo lo lascerei bianco in realtà, perché secondo me lo rovino. Potrei dare giusto un tocchino di colore, ma proprio... Uno spunsugar. Facciamo una prova. Tanto è una prova. Facciamo una prova qua. Qui manca il centro. Non l'ho messo, ma non importa. Perché quello tutto fortemente colorato, se io lo facessi, beh, è tanto bello. Lo lasciamo tutto bianco. Allora, tu non sei perfettamente simmetrico e un po' mi stai disturbando, però goccioline anche, sì. Adesso lo lasciamo qua. Dunque. Su questo grigio sarebbe tanto carino. Devo riuscire a farlo un pochino più piccino. Quanto mi sei in larghezza? Mi sono allargata, ma si potrebbe anche fare. Poi, ovviamente, questo è tutto così. Ma si possono scegliere alcuni rametti, di mettere alcuni rametti e alcuni fiori, altri no. E poi i fiori, ovviamente, sono utilizzabili in N altre composizioni. Tu mi sei 5 pollici, non c'è proprio nessuna possibilità che tu possa stare nei 4 pollici. Potrei provarci stringendolo un po', ma mi sembrerebbe di fargli una violenza. Allora, no, vabbè, mi piace proprio tanto. Lo posiamo qua dietro. Allora, dunque, io ho preso questa carta qua per fare i fiori. Perché mi sembrava che ci potessero stare bene. Intanto che fustello questo, aiutatemi a ragionare su che colore potrebbe, su quale colore orientarmi per i rametti. Potremmo farli bianchi, deve essere una cosa non, cioè, è un po' un bicolor, non di più. Potremmo farli grigi, craft no, perché il verdino della collezione poi secondo me me lo banalizza. Allora, ci tagliamo un pezzo di questo e tagliamo tutto quello che ci serve per fare i fiori. Rametti verdi, secondo me lo banalizza un po' e lo spegne un po'. Allora, me ne faccio un pezzetto più piccolo. Mi serve già in realtà saperlo perché così gestiamo i centri. Allora. Iniziamo un attimo, se non iniziamo, non... Allora,
Dunque, fiore, questo in realtà è la base d'appoggio, potrebbe essere di qualsiasi colore. Questo qui. Questo ci servirebbe di un altro colore, ci serve un rosa. Lo teniamo via. Allora, mentre questi qui li possiamo fare assolutamente tutti in questo colore qua. Così. Il fiorellone grande, poi questi sono tutti i rametti. Questo è un centro. Qui ci serve un rosa e qui ci serve un colore un pochino più scuro. Ah, le bacche, dobbiamo fare le bacche assolutamente. E potremmo fare i centri, posto che questi qui possa essere di un altro colore. Mi serve un rosa più chiaro e potrei usare il rosa della collezione, di cui magari ho anche qualche pezzettino qua. No, forse no. Allora, fatemi riflettere su che cosa usare. Mi serve un rosa diverso, e un rosa più chiaro e un colore più scuro che potrebbe in realtà anche essere fatto con gli oxide. Sì. Sto ragionando. Allora, per montare il bouquet non faccio questo qui, che tanto non ci serve, nel senso che è difficile da infilare, ci serve solo se dobbiamo montare il fiore, quindi forse non ha neanche senso specchiarlo. Adesso vedo, magari lo specchio, che così ne abbiamo un altro, e specchio anche la fogliolina. Allora, iniziamo a tagliare questo. Calma e sangue freddo. Tappetino, perché secondo me... Così. E devo trovare un altro rosa e un colore più scuro. Però intanto ci facciamo una serie di fustellati, perché dei fiorellini, di questi me ne servono due, di questo basta questo qui, di questo qui me ne serve un altro, anche di questo me ne serve un altro, del fiore grande no. Questo ne serve un altro, bah, questo ne serve un altro, sì. Mi manca il fiorellino più piccolo, qua, che ne facciamo un paio. Non guardate questo tappetino perché l'ho messo a contatto con una fustella, ovviamente. Si è tagliato. Come saluti? È il bicolore, ma sarà sempre lo stesso tono. Ma no, non fate le tragiche. Su via. Bisogna dare un po' più di dettaglio, quindi c'è un colore leggermente più chiaro e un colore leggermente più scuro. Ci possono stare. Così, così. E farei un altro fiorellino piccino picciò perché ci serve, perché quelli più piccoli dietro rendono. Questo lo posso fare anche senza tappetino. Di che colore li facciamo gli steli e le foglie? Tra l'altro io originariamente avevo pensato di metterla dietro questa, ma non ci sta. Bah sì, ci sta. Oh! It's beautiful. Il kit da carpentiere? Credo di aver perso più di un messaggio. Abbiamo una petizione in bianco? No, ragazzi, ho perso un sacco di messaggi, non sto capendo. In più è domenica mattina. Siate buone, riprendiamo le fila. Ho un'idea. Mi serve un pezzettino di bianco.
No, questo not white, riprendiamo, cioè not pink, riprendiamo questo Spanshugar. Ho perso qualche messaggio, scusate. Ma... Vi lascio da solo un attimo, non si capisce. Spanshugar, fustelliamo da qui. E quindi ci servono, lo facciamo tutti e due di qua. Lo facciamo così, così e così. E ne facciamo due. Il verde salvia per i rametti, ma secondo me si perde un casino. Si perde la particolarità. Adesso intanto fustello questi e vediamo come va. Due volte devo fustellarli. Questo fustello il secondo giro. Ah, mi sono persa i centri. I centri li ho fatti così. Ok, va bene. Allora, la velata richiesta. Poi mi fate un riassunto nella velata richiesta perché credo di aver perso ben più di un messaggio. Allora. Dunque, iniziamo ad assemblarli e vediamo. Ah, di questi mi manca ovviamente il colore del rametto e quindi li facciamo poi. Anche i centri li prelevo poi. Allora. Una prova. Sì. Where is the other one? Mi sono persa l'altro di questi, eppure l'ho fustellato perché qui non c'è. Quindi mi sei rimasto incastrato qui. Allora, preoccupiamoci di questo fiore qua. Non ho messo i gambi perché in realtà ho visto che nel montaggio del fiore sono abbastanza inutili, ma li lasciamo nella fustella perché potrebbe poi servirci utilizzare quel fiore lì in un altro modo. Questo poi mi diventi pesante. Quando vuoi essere precisa, ma hai le dita da dotrachi, succede questo. Ok, dai, è molto carino. Allora, una base qui. Ah, non ho fustellato la seconda basina di questo. Lo facciamo adesso. Chissà perché ho pensato di poterla togliere. Così. Dunque, quasi quasi penso che li farò bianchi per poi metterli sullo sfondo grigio. Cosa ne pensate? E adesso vediamo se sul colore funziona questo fiore qui, avendo tolto un pezzo. Avendo tolto il pezzo che faceva la copertura delle foglie. Quindi in realtà io ho questo e questo da mettere. Ok, e poi le foglie dovranno essere del colore che scegliamo. Mettiamo i centri, abbiamo questo qui grande. Sui centri più piccoli devo rivedere alcune cosine perché sono troppo, alcuni sono un po' too much. Qui c'è troppa colla, ma poi si asciuga.
mettiamo questo centro qui, qui e questo centro qui, anche se è un pochino più grande, lo metto qua. Ok, dopodiché devo mettere gli altri centri. Questo centro qua è comunque troppo grande per il fiorellino più piccino. Io adesso glielo metto, ma cercherò di ridurlo ancora un briciolino perché altrimenti è too much. Allora, fatemi togliere tutti i centri che abbiamo qui. Sono simili ai centri che ci sono dei girasoli nella donna del trattore. Bah, in realtà tutto sommato potrebbe anche starci. Facciamo questo. E poi gli mettiamo il centrino minuscolo qui e questo qua. Ah, magari se gli metto anche uno zenzinello di colla. Questo centro qui sarà veramente muy petit. Però. Ok. Un martelletto. Ciao, vi abbiamo perse. Allora. Di che colore facciamo i rametti? Facciamo un secondo una simulata. Ah no, cioè non possiamo fare una simulata perché questo rametto è tutto intero. Bianco, cosa ne dite se lo facessimo bianco? Faccio una prova, tipo delle bacche. Facciamo le bacche. Come prova, c'è cioè il rametto che regge le bacche e le due foglioline qua che poi unirò perché adesso sono disgiunte. Così ti manca un centro qua. Hai ragione, però li ho usati tutti. Ci metto questo anche se è un pochino troppo grande. No, mamma mia, no, non va bene questo. Rifustello il centri. E poi rifustello queste cose qua bianche e provo. Ho caldo, Vania, perché ho su sta roba qua. Adesso me la tolgo. Io ho sempre freddo. Però adesso fa caldo. Questo è il mese in cui è difficile capire cosa buttarsi addosso. Voilà. Dunque, vediamo. Innanzitutto il centrino qua. Pensate che all'interno di questo bouquet, volendo, potreste inserire anche i girasoli piccolini medi che ci sono all'interno della donna del trattore. Io adesso sto provando questa, però sappiate che ci stanno. Vado. E facciamo una prova. A queste due fogliette dovrei rifustellarle ancora, ovviamente perché ho due fiori. Questa è girata. Allora, probabilmente conviene fare la base dello stesso colore delle foglie, sì, certo, perché poi il rosa lì non ci azzecca molto, non ci ho pensato, quella base lì va fatta di un altro colore, però sì, direi che bianco ci sta bene, no? Facciamo una prova con questo. Questo qui è il rametto delle bacche. Adesso lo proviamo a sovrapporre proprio solo. Non so se riuscite a farvi un'idea, lo incollo. Allora, fustelliamo queste due fogliette bianche prima che io mi dimentichi, e queste sono da incollare, vero? Quindi una, queste assolutamente vanno unite perché si perdono via. E
adesso mettiamo la colla lì e poi fustelliamo tutto il resto del ramage. Sì, non volevo impazzire, sì, pigra, un po', cioè, perché quando si può fare diversamente con una differenza di costo veramente bassa, cioè, nel complesso della fustella non pesa quella aggiunta lì e quindi, secondo me... Allora, qui bisogna ricordarsi, questa basina qua va fatta insieme alle foglie. Viene meglio se è fatta insieme alle foglie. Così. E adesso mettiamo la colla qua. Se siete precise, fustellatelo sul biadesivo. Io ho fatto più danni che altro fustellando sul biadesivo e quindi lo incollo old style. Prendo il rametto, allineo questo ed è fatto, vedete, super easy. Poi adesso è bianco, però se lo immaginate marroncino, verdino, è molto semplice. Se lo fate anche basso sul tavolo, ci appoggiate il tavolo, è ancora più semplice. Guardate. Per vedere cosa effettivamente era lì, perché adesso nessuno mi sta ascoltando. Ups, vabbè, poi lo recupero. Allineiamo questo qua. Non riesco, così. No, il primo pezzo io lo devo fare così, perché altrimenti non ne esco. Scusate, eh? Così. E poi lo spostiamo di modo che... Perfetto. Diventa mimosa, assolutamente sì. Cioè, ovviamente siamo in ritardo, però per next year va benissimo. Allora, questo l'ho fatto. Devo memo to self, la base di questo fiore qui, meglio fatta nel colore dei rametti. A parte che io adesso li ho tutti decapitati, quegli altri rametti lì. Adesso ve ne taglio uno, vi faccio vedere mettendolo sotto come viene. Però allora, questo qui è tutto bianco, tutto questo robo qui va tagliato in bianco. Adesso prendo un altro foglio di bianco perché l'ho finito. Allora, tagliamo sempre un 6x6, una cosa così, tanto. Le foglioline e la parte tonda in basso, non ho capito di quale rametto parli. Queste in realtà erano pensate per essere messe qui sopra. Potrei spostare le righe qui sopra e fare questo pezzetto qua, in effetti potrei far questo pezzo qui e mettere le righe di tanto, abbiamo visto che funziona bene lo stesso. Allora, ramage, forse è un po' piccino questo foglietto, questo l'abbiamo già fatto, facciamo uno di questi che così vi faccio vedere questa cosa. Questo sì, ci stanno. Questo qui non ci serve più. Ok, andiamo di tappetino. Però il mio tappetino è super incurvato, basterebbe poi passarlo, scaldarlo un po'. Questo qui non ci serve per ora, questa fustella.
Adesso ci smaneggio un po' e la sistemo, però la possiamo ordinare assolutamente. Dunque, guardate, ah, questo, vabbè, guardate, se questo fosse, ah, vabbè, ma si è più o meno intero. Allora, guardate. Incastrato lì sotto, ok? Oppure così. Se noi adesso faremo un'unica plancetta, lo potete mettere lì sopra così ed è perfetto. Poi potete fare anche più colori, il rametto marroncino, le foglioline più verdine o due verdi diversi. Questi tappetini rigeneranti sono stati fatti, vedi che il mio è pieno di segni, addirittura all'interno di alcuni segni mi è fustellato il lampione qui dentro. All'interno di alcuni segni si è depositato anche qualche residuo di carta. Questi tappetini qua vengono fatti innanzitutto per aiutarci col taglio delle fustelle difficoltose. Sono una manna per chi come me ha la Big Shot un po' tanto cilindrata. Viaggiano col foglio magnetico perché lo spessore non è sufficiente. Se lo scaldi, tutte queste righe qua vengono via, si rigenera e riprende anche la forma. Una volta che l'hai scaldato, lo metti sotto un peso e lui ritorna ad essere piatto. Funziona perfettamente anche così, è solo bruttino da vedere. Niente di più. Fustella, fustella e mettiamo lì il tappetino. Allora, vedi, lì non ha tagliato. Lì non ha tagliato. Ah, perché non sono arrivata fino. Ah, vabbè. Adesso rifacciamo. Questo sì, questo sì. Ci manca questa fustella qua. Così, così, così. Ok, rifacciamo questa. Rifacciamo questa, che è quella che ci manca. E l'altra di queste, perché questa l'abbiamo tagliata, quindi questo qua. Sì. Ok. Vado. Stavo quasi quasi pensando di tagliare già la graticola degli esagoni. In realtà va messo, no, il foglio magnetico non va messo a contatto con la lama delle fustelle, in realtà andrebbe messo sopra oppure sotto. Siccome io ho la precision plate, non la sto a togliere tutte le volte per mettere il tappetino sopra, e quindi lo metto sopra ed è il motivo per cui si è ridotto così. Non mi dite niente. Andrebbe messo sotto, se non avete la precision plate è facile da collocare sotto. Allora, stavo ragionando su una cosina, adesso poi qui sistemiamo tutte queste robe. Dunque, io vorrei montare questo su questo qui e magari poi su una base Earl Grey. Ah, facciamo due prove due. Tagliamo una base che potrebbe essere 4 un quarto per 5 e mezzo, quindi la tagliamo così. 4 un quarto. Sì, un minuto, lo so. Però uso sempre lui, quindi cioè, ne ho sacrificato solo uno. Sono venduti insieme il tappetino, sì. Allora, sono riuscita a piegarlo storto, ma va bene. Questo qui potremmo addirittura pensare di fustellarlo. Cosa ne dite? In bianco forse un po' si perde. Ah, e poi è giusto giusto, sì, perché avrei dovuto farlo di uno zinzinello in più. Ah, vabbè, cambiamo la misura della card, non c'è pericolo. Allora, potremmo farlo bianco, potremmo farlo dorato. Allora, facciamo una prova sul bianco. Dunque.
Io questo l'ho sempre tagliato con il foglio magnetico, quindi col tappetino, ma secondo me se adesso ci metto sotto il mio foglio magnetico, il mio coso magnetico, adesivo, forse riesco anche a fare un passaggio solo con la dig. Ve lo faccio vedere. Questa è la plate degli esagoni, che sarebbe la cover plate number 2. Pellicolo solo perché poi così è più facile da attaccare. Lo fermo perché se poi ho bisogno, faccio un esperimento senza il piatto magnetico, se poi avessi bisogno di ripassarlo, non riesco più. Vado e vado con il piatto normale. Due passaggi. Però secondo me con il foglio d'adesivo ce la fa. Perché gli dà quel tocchino di spessore in più. Poi vediamo. Sì, direi assolutamente di sì. Solo a metà l'ho messo tutto da un lato e poi ho sistemato. Allora, vediamo un po'. Così è anche un po' più semplice. Sì, così perdiamo un po' gli esagonini. Lo so, però adesso a noi serve. Non è stata un'idea furba. L'ha tagliato bene, però adesso liberarsi di questi esagoni. Tornate tra 10 minuti che ho finito di togliere questi esagoni. Ah, mannaggia. Non ho avuto una bella idea, perché ovviamente adesso questi, non essendo rimasti intrappolati qua. Potrei anche non toglierli tutti, ci stavo pensando. Però li lascio qua, che al limite li preleviamo e li mettiamo, scegliamo poi eventualmente quale mettere. Adesso io volevo un reticolato finito, c'è solo il reticolato per farvelo vedere. Siccome il prossimo batch di fustelle mensili ci sono le apine, gli esagoni che troverete sia nello stencil che nella cover plate. Sì, erano perfetti. Guardate, il taglio è stato perfetto anche senza tappetino. Certo, la release della fustella è un po' più difficoltosa, release intesa come togliamola dalla carta, però cioè, ha tagliato magnificamente. Vi vedo che ridete. Così. Ok, allora, dunque. Questa adesso si incolla perfettamente qui. Togliamo questo. Vabbè, lì tanto ci sarà il bouquet. Adesso è perfetta, eh? Però avrò esagoni in giro per il prossimo secolo. Qualcuno magari poi glielo rimettiamo. Bisogna poi solo vedere se qui ci starà bene, altrimenti poi ci mettiamo qualcos'altro. Vediamo un secondo qua così. È tanto bella anche così. Oh. Un piccolo sentiment. Oh, mi piace tantissimo. Adesso concentriamoci sul resto. Mettiamola qua. Perché adesso dobbiamo montare la fustella. Quindi la plate esagoni va. La mettiamo anche questa in preordine, dai. Dunque. Sono piccoli gli esagoni, adesso poi me ne taglio un'altra, non sull'adesivo, perché quella dimensione di esagoni lì poi va benissimo anche sui lati C. Vi faccio poi vedere come ho pensato di usarla, ma tu vai bene, magari col biadesivo con cautela. Allora,
In realtà potrei anche pensare di assemblarla qui sopra per dargli un senso. Dunque, tondino. Mi ero trovata bene con il tondino l'altra volta, rifacciamo. Esatto, è un attimo. Dunque, sì, facciamo così. Allora, prendiamo le due fogliette bianche. Guardate, senza pensarci troppo. Perdonate il caos sul tavolo, ma so che non vi formalizzate e che con me siete abbastanza abituati. Qui meriterebbe addirittura un tondino di spessorato. Lo so che lo state pensando, ma guardate come ci sta bene. Poi, adesso sistemiamo col tondino di spessorato che sistemiamo queste, guardate che così. E abbiamo un rametto che esce di qui e un ramettino che esce di qua. Dopodiché, prima di incollare questo, mettiamo i rami grandi che sono 1 e 2. Potrebbe aver senso quel tondino biadesivizzarlo, così ve la butto lì. Così. Poi abbiamo, mi conviene fare così, tutti i semi. Io li sto mettendo come li ho pensati nell'inserto, ma ovviamente possono essere disposti in qualsiasi modo voi vogliate, cioè non c'è nessun tipo di obbligo, no? Di schema fisso. Questo è un bouquet. Le meraviglie della simmetria mi fanno stare meglio e quindi le mettiamo simmetriche. Così, poi abbiamo ancora questo e questo qui e poi abbiamo ancora questo e il suo gemello che mi sono persa, ma al limite lo rifustelliamo. Questo qui lo possiamo infilare qui dietro, che riempie così questo pezzettino qua. Così. Ok. Mi manca il simmetrico di questo. Vediamo un po' in mezzo a questi esagoni. E poi prendiamo i fiorellini. Ah, è rimasto qui dentro. Va bene. Le foglie grandi sotto sono qui. Sono attaccate al fiore. Allora. Queste, per esempio, adesso le sto mettendo da un'altra parte rispetto a dove sono sul. Scambiamoli. Così. Mi piace di più. Vedete? Ok. Adesso inizio a sistemare gli altri fiori. Daranno. Allora, mettiamo. Io li sistemo come da foto, ma ovviamente poi potete giocare come da foto, come da inserto, scusatemi, poi si può giocare in tanti modi. Ah, questi erano stati pensati con lo stelo perché così sbucavano da un pochino più in alto e magari glielo mettiamo uno stellino. Li avevamo tagliati, e ovviamente adesso me lo sarò mangiato. Adesso li ritaglio quei due. Intanto fissiamo qui. Così. E ci manca un fiorellino piccino, possiamo anche non mettere, ma mi turba un po' che non ci sia. Clean and simple un'altra volta. Sì. Qui
qui c'è questo. Allora. Perché così questi li possiamo alzare. Questa foglia la nascondo. E questo può essere messo tipo a questa altezza. E facciamo la stessa cosa anche con questo. Quindi mi serve un altro ramettino e un fiorellino piccino che sembrava di avere tagliato due volte, ma sarà finito sotto questo bailame. Chissà dove l'ho perso. Vabbè, ritagliamo un fiorellino piccino e un rametto di questi che alla fine ci servono e va bene. Mi ha un po' massacrato. Sì, stamattina volevo fargli una coccola sul pancino e lui non era d'accordo. Avrei dovuto, cioè, sarebbe tempo di imparare, no? Dopo tutti questi anni. E invece, allora, questo è un pezzettino di bianco. Così e così. E magari anche un centrino piccolo. Così. Vado. Ho perso la fustellina piccola. Scusate un secondo che provo a vedere se la recupero. No, non va bene. Arrivo, è piccola. Quindi vuol dire che non potrò più provare questa fustella. Intanto che non mi arriva, ho perso il fiorellino piccolo. Vabbè, è stato bello. Ah, questo centro, tra l'altro, l'ho fustellato. È il diamante, avrei dovuto usare, sì. Mi è caduto il foglio su cui era fustellata e quando ho trovato il foglio non c'era più la fustella. È che è talmente piccola e magari è caduta su una roba. Vabbè, mettiamo questo fiorellino piccino picciò qua. E questo qua e questo. Qui non ci metto la fogliolina, tanto in realtà. Però questo rametto poi ve lo duplico, ve lo specchio. Adesso glielo dico, ma non potrà fare miracoli. Ne tagliamo un pezzettino, non dite niente. Adesso prendo una bustina. Ah, questa non è messa bene, questa foglia. Così. Questa avrei potuto inserirli più in dentro, ma in realtà non mi dispiace neanche che sporgano. Vedete, questi sono un po' troppo. Allora, a parte che anche così ha il suo perché, noi adesso mettiamo un tondino qua. E questa andrà in questa posizione qui. E adesso vediamo come sistemare queste. Guardate. Il tondino un po' si stacca perché un po' che sporga un po' va benissimo, ma prima era troppo.
Ma questa è una cosa che si può valutare solo poi quando la state assemblando sul pannellino della card, altrimenti diventa difficile. Ah, qui magari se mettiamo la colla. Ok, quindi cosa ce ne pare? Questi rametti in realtà sono perfetti secondo me anche per fare degli angoli. Io me li immaginavo uno di qua e uno di là, tipo così, col fiore in mezzo e avete risolto la decorazione di un pannello, per esempio. Allora, ci sono un paio di cosine, e vedete dov'era questo qua, maledetto. Ci sono un paio di cosine che devo correggere. Ma siamo a buon punto. Io ve la metterei in preordine. Cosa dite? Vediamo se vi è piaciuta. Dai commenti direi di sì, però. Un colibrì. Sono scappati tutti i colibrì. Allora, sistemiamo. Facciamo un arrangement anche per questa. Vedete, lì li avevo messi più su. Ci sono poi ovviamente varie modalità per disporli. Facciamo la base della card anche qua. La pieghiamo a 5,5, bulino, bulino, bulino. L'ho usato prima il bulino. Mi avete visto usare il bulino, vero? La piegatura non è stata particolarmente efficace, ma ho usato un bulino che adesso, eccolo qua. Le apine arrivano poi. Con la fustella, però sono apine divertenti, sono apine cicciotte, non sono seriose. Allora, tagliamo un'altra fustella, un altro fustellato degli esagoni. Allora, dietro, allora, la Clay prima prende una bustina e mette via tutta quella roba, tutto quel fustellame. Mettiamo via tutte le fustelle, che già ne ho persa una. E magari salta fuori. No, assolutamente con questa roba qui ci serve il diamante, perché chi non lo. Allora, il diamante di cui si parlava prima questo tool della Spellbinders, che è magnetico e serve apposta per tenere lì le fustelline mentre state lavorando. A me si è persa mentre si stava fustellando, quindi vabbè. Allora, adesso memorizzo quello che c'è da correggere, ma non è tanto. Lo faccio. Dove vai? Vediamo di raccogliere tutti i pezzi, scusate. Purtroppo questi non sono granché assimilabili come colori, perché poi magari uno ha bisogno di fustellare solo un fiore e se no si ritrova a dover fustellare tutto e non avrebbe senso. Si perderebbe il vantaggio, insomma. Allora, dunque, potremmo fare sempre uno sfondo bianco, potremmo fare uno sfondo dorato, uno sfondo rose gold, che sarebbe tantissima roba. Proviamo con uno sfondo rose gold. Tagliamo questo a misura, più o meno. Il foil anche secondo me lo taglia senza tappetino. Lo metto a faccia in su e faccio due passaggi. Se vedo che non ha tagliato bene, rimedio. Sa che devo usare il tappetino. Non so, vediamo. La parte centrale è quella su cui fa assolutamente più fatica, ma è la parte che sforzo di più. Con la Precision Plate.
tutte le volte che mi si dice che c'è una fustella che non taglia bene, cioè il 99% delle volte, 99,9999 delle volte, si tratta di un problema di cilindratura. Vedete qui. C'è un po' troppo spessore. Che cosa abbiamo preso? Qui lo mettiamo sotto che così viene coperto. Vedete? Super easy questa. Li usiamo quegli esagoni, vero? Anche di minaccioso. Allora. Adesso poi lo incolliamo. Vabbè, è meravigliosa. Sì. Che dite? Per me sì. Allora, mettiamo un po' di colla sul bordino qua. In realtà è proprio il tipo di fustella su cui bisognerebbe usare il biadesivo, ma poi con gli esagoni è un disastro. Quindi metterò qualche punto di colla qua e là, tanto con la glue press adesso non è particolarmente complesso fare questo lavoro. Questa le metto in preordine adesso, sia i fiori che questa. No, è la seconda. Cover plate. Sulla terza dobbiamo ancora far sperimentare un pochino. Ah, mannaggia. Dobbiamo ancora, devo farla tagliare ancora da qualcun altro perché non so. A me piace tantissimo come è venuta la terza, ma è un po' trigosetta. Vabbè, qui ci mettiamo un paio di puntini di. Di spessorato per dare sostegno. Vabbè, non dico niente, è stupenda. E tutti questi esagoni qua adesso li teniamo da qualche parte. Per ora li metto nel sacchettino qui perché sono molto belli e magari uno o due. Li mettiamo. Adesso ne taglio ancora un'altra perché vi faccio vedere che cosa intendevo rispetto al discorso ATC. Qui ci va un sentiment, una cosina piccina. Scusate, questi. All the way into the envelope. Sono tutti qua dentro. Allora, su queste e su questa bisogna mettere un piccolo sentiment. Ci starebbe bene una strip, ci starebbero bene una frasetta. Fatemi anche un chipboard di quelli degli ultimi nati non ci starebbe male. Chissà se vogliamo mettere anche un esagonino tipo qua. Che questi se no difficilmente li si recupera. Vabbè, così. E la rimuovi più delicatamente. È il più delicatamente che mi frega. Che non è nelle mie corde. Allora, che cosa possiamo usare qui? Allora, le mie fustelle delle paroline, in questo caso delle scrittine, sono un po' troppo grandi. Lo small sentiment sarebbe perfetto, ma non ce l'abbiamo ancora. Adesso vi faccio vedere. Non posso ancora metterlo in preordine perché bisogna fare dei cambiamenti. Adesso qui sul nero, cioè non va bene il colore, non andrebbe bene il colore, però. Vedete, sarebbe anche in realtà da mettere, volendo anche qui, sarebbe perfetta, però no. Che cosa posso usare? Via la bustina con tutti gli spoiler. Dunque, potrei anche usare un timbrino e una fustellata, altrimenti vediamo un attimo se ho qui delle strip tagliate. Vediamo un secondo. È ora di fare delle nuove strips. Ah, potrei anche in realtà prendere un timbrino,
Quella è un'altra serie di fustelle, Simona. Non so se hai visto ieri. Ah, mi è caduto anche il van. No. Stavo andando a prendere. Ah, no, li ho spostati. sarà la nuova serie. Tu ti sei spostato. Ieri abbiamo reso ordinabile il van e il large sentiment. Insieme al large sentiment ci sarà anche lo small sentiment. Questo è stortissimo. E lo small sentiment però devo ancora far fare una prova e quindi non è ancora ordinabile. Però potrei anche prendere molto semplicemente uno dei sentiment dei Michael Tales e metterlo lì come, una, come, come, strip, come piccola strip. Vediamo. Dunque, fatemi togliere un po' di cose che ho qua, che così sono un po' più libera di cercare. Dunque, questo qui possiamo jeter tutto quanto. Questo lo mettiamo via. Poi, anche questo lo possiamo togliere. Dunque, vediamo un attimo di trovare i sentiment di gennaio e febbraio. Dovrei averli qua. Infatti, uno e no, questo è Halloween. 1 e 2. Ok. Tanti auguri, grande e piccolo. Adesso facciamolo grande e poi facciamo la schettina piccola. Se poi vi piaceranno, non escludo che queste sono perfette per diventare fustelle in abbonamento. Costano molto poco, fanno tutto da sole, non hanno bisogno di altro, quindi ci sta che uno si compri solo quella. I fiorellini piccoli servono per decorare la fustellina grande anche. Fatemi cercare solo un secondo se la trovo la fustella delle strip, che ne taglio una e cerco di, ne taglio una serie e cerco di timbrarci dentro un sentiment. Poi giuro che farò anche delle altre strip. Allora, io eccole qua, le avevo viste. Dei giochi matematici, mamma mia, questa. Che mi serve un pezzettino di bianco, però. Bianco. Oppure la facciamo in grigio ed embossiamo in bianco. Mi sono scorticata un'unghia. Bianco o grigio? Perché secondo me in grigio avrebbe tantissimo il suo perché. Allora, niente crucci, ne taglio un pezzettino in bianco e un pezzettino in grigio. E anche secondo me il grigio is better. Allora, non è questo il modo in cui si dovrebbero usare queste strips, ma io lo faccio lo stesso, sono mie, nessuno me le potrà mai togliere, no? Vado. Così adesso ne ho un po' vuote bianche e un po' vuote grigine. Devo solo trovare un sentiment che si adatti. Una velata richiesta a cui sto piano piano lavorando è creare dei bannerini su cui possano stare bene stampate le frasette dei sentiment che ci sono nei My 12 Tales. Prima o poi ci arrivo. Allora, vedete, potremmo anche farne una e una. Tipo così. O tipo. Così. Allora, il grigio un po' si perde. Allora, proviamo a fustellarne uno bianco, cioè a timbrarne uno bianco. Devo trovare, sono alte tutte uguali, quindi. Questo 6 febbraio. Affronta tutto con il sorriso, che secondo me ci sta come dimension. Allora, la sposto in qua. Perché così poi quello lo taglio e la frasetta mi rimane della misura giusta. La
La cosa difficile sarà timbrarlo. Adesso non sto a prendere il registro per timbri, ma vedrete che dovrò fare una sola, una serie di prove. Adesso l'idea sarebbe di tagliarla. È troppo piccina. Boh, fatemi fare una prova. Se io adesso questa la taglio dritta, però. Perché con le forbici mi sarebbe venuta una schifezzuola. E che sta bene da quel lato lì, perché così è tagliata. Potrebbe essere così, che mi sembra molto armonica. Questa dobbiamo necessariamente embossarla, però secondo me col grigio un po' si perde. Proviamo. Stavo guardando le altre frasette. Secondo me col grigio si perde. Una fustella ticket, ce l'ho in animo che va fatta, cioè che vorrei farla. Questa si perde un po', andrebbe rimattata in bianco. Però non mi verrà mai precisa. I don't know. Potrei incollarla qui così. Non mi verrà mai precisa, quindi. Dunque. Sul colore rosa del fiore diventa difficile poi embossare perché è la carta, è la mia carta e è difficile far venire una bella imbossatura, serve una carta liscia. Quindi stavo usando questa, che però mi serve una frasetta più lunga. Questa sì, un tornado spazza via i problemi. Che per un millimetrino non ci sta. Vabbè, ci sta giusta, giusta, giusta. Vabbè, proviamo a rifarla. E poi la sì. Allora, proviamo. È un po' un azzardo questo, eh. La polverina bianca, sì. Allora ci teniamo qui, senza premere troppo, ma potrebbe averla quasi presa. Dai, facciamo un tentativo. Mettiamo via solo il timbrino, così accendo Nerone. Poi li pulisco. Va sicuramente doppiata nel bianco, perché altrimenti sullo sfondo grigio si perde. Aspettate che lo attacco e qui a questo punto prendiamo le pinzette perché altrimenti mi ustiono. Scaldo un attimo. Ok, quando diventa più bianco e più lucido ci spostiamo. È molto difficile embossare bene con scritte così piccole.
E si chiama così apposta. Sono scritte così piccole perché è molto facile che il tratto non sia perfettamente omogeneo, mentre in un disegno più grande si maschera meglio, questa ovviamente no. Allora, vediamo un attimo. Sì, va assolutamente mattato sul bianco. Tagliamo questa parte qua. Queste striscette me le tengo, poi farò dei bannerini di varie dimensioni che possano ospitare questi sentiment. Adesso la metto in preordine, quella del fiore, non lo è ancora, ma datemi il tempo di finire. Adesso la mettiamo mentre sono live. E anche gli esagoni. Allora, più o meno così. Mentre questa, basta un pezzettino di adesivo. E possiamo andare a limitare del bordo. E lei è perfetta perché si staglia perfettamente contro contro quel bordo lì. Chissà, beh, proviamo a tagliarla con la taglierina. Almeno quel pezzettino lì. Guardate, mi metto qui. È too much, adesso non la recupero mai più. Devo per forza provarci a mano. Allora. Dai, tutto sommato. Bianco va bene, mettiamo sempre una striscettina di biadesivo. E lo facciamo partire da qua. Ed è stortissimo, ma noi lo raddrizziamo. Che dite? Promosse? Ne metto in preordine? Gli esagoni sono perfetti, sono facili, insomma. Li ho voluti piccoli, adesso anzi ve ne fustello un altro che magari fustelliamo da qua, dato che ce l'ho qui. Così. Vado. Faccio in su due passaggi. Scusate. Allora, il bouquet secondo me è molto bello e questi fiori ci daranno tanta soddisfazione. Non ha tagliato bene al centro, vedete? Adesso faccio un passaggio col tappetino, sperando che non me la sbrindelli, perché una volta mi è successo così. Vediamo. Nel caso lo ritaglio ancora. C'è da dire che il cappuccino della Taylor è un 300 grammi, quindi ci sta. Vedete quel tappetino. Queste ci vorrà un mesetto. Arriveranno a metà aprile. Allora, vi faccio vedere perché ho fatto degli esagoni così piccini e di conseguenza hanno un reticolato, almeno io ho scelto che il reticolato fosse sottile, avrei potuto anche spaziarli di più e quindi renderlo più spesso, ma non volevo farlo perché volevo che fossero sottili perché, fatemi prendere, 3,5 per 2,5 la misura dell'ATC. E in questo modo sono proporzionate per l'ATC. Voi mi direte, ma questa è una plancetta grande, certo, ma io ho pensato di usarla. In questo modo. Tag ATC le spediscono Wednesday e mercoledì. Mercoledì o giovedì, non so se ce la fanno per venerdì, ma lunedì prossimo sicuramente sì. Potrebbe essere usato così, quindi in realtà su un angoletto ci sta perfettamente, o anche, a parte l'uso degli esagoni,
insomma. Se ne producono parecchi, come avete visto. Questo l'ho tagliato male. Vedete? Diventano. C'è la rete dei laser. Sì, è un po' la rete dei laser cut, è piccolina, quindi in realtà io no, questa non l'ho mai strappata, devo dire la verità, con tutte le prove che ho fatto, mi è venuta sempre bene, al limite ho avuto bisogno del tappetino, ma questo, ripeto, è un problema della mia Big Shot perché è cilindrata tanto al centro. Quella che mi ha dato più problemi in realtà è la plate su cui sto ancora facendo dei ragionamenti, che è molto bella, quindi devo assolutamente trovare il modo di. Scusatemi, di produrla così. Vedete quanto sono sottili? Queste sono un pochino più problematiche. Detto ciò, col tappetino a me le taglia perfettamente, ma ho bisogno di farla provare un altro paio di persone che ho già interpellato per capire. Per capire. Quindi, questo adesso lo mettiamo qui. Questi esagonini. Per ora li mettiamo qua. Questo è il risultato del lavoro di oggi, del sample check. Mettiamo via la Nuvo. E adesso vi metto preordinabili queste due fustelle. Tanto le modifiche che devo fare sul bouquet sono veramente piccole, sicuramente non avranno un impatto sul prezzo, perché togliamo un pezzo e ne mettiamo un altro. Scusatemi. Chiudiamo qua. Allora, aspettate che ve le metto ordinabili. Così. Così è fatto. Allora. Vediamo un secondo. Dunque, abbiamo il bouquet e la cover plate numero 2. Allora, aspettate che scriviamo esagoni in arrivo a metà aprile e lo pubblichiamo. Abbiamo il bouquet dove ci mettiamo anche qui in arrivo a metà aprile e lo pubblichiamo. E vediamo un attimo se sono andati. Dovreste trovarli, quindi adesso le fustelle che potete preordinare da venerdì, da quando abbiamo iniziato a fare questo sample check, sono quattro: il mini van, la fustellina del Large Sentiment, il bouquet e la seconda cover plate. Sì, a me appaiono assolutamente perfetto. Ok, allora la fustella della cover plate costa 16,50 come la prima e il bouquet costa 21,50. E arriverà nella bustina craft. Non mi è sembrato tanto, considerato che ci sono veramente tantissimi pezzi. Ci sono solo 7 rametti specchiati. Adesso ne aggiungiamo un altro del gambo del fiore. Insomma, secondo me ci regalerà tante soddisfazioni. Faccio solo due modifiche per alcuni dei centri per renderli un pochino più utilizzabili. E io vi dirò che in total white, secondo me, è splendida. Poi sono curiosa di vedere come ci giocherete voi. Ecco, tu ti sei spostato perché non vi ho incollato. E come pensavo che rimaneste? Così, con la forza del pensiero. Vabbè, aspettate che. Vi ricordo ancora che fino a questa notte è attiva la slot machine sul sito, quindi in realtà potete giocare tutte le volte che volete e raccogliere tutti gli sconti che ci sono. Ieri ho messo un link, che ho messo un ho fatto un post che raccoglie tutti, questi sono adesivi, che raccoglie tutti i link delle collezioni che sono scontate, per cui ricevete gli sconti giocando con la slot, che sono i Fluffy Bubbles, le collezioni di Halloween di Sirius, tutte e due. E i sogni nel cassetto,
E c'è ancora qualcosa che adesso sto dimenticando. Però vi ho messo il link, i Fluffy Bubbles, Osvaldo, i sogni nel cassetto, i Fluffy Bubbles e le due collezioni di Halloween di sì. Mi sono giocatrice compulsiva, lo so. Però gli sconti sono diversi, vi permettono di risparmiare a seconda di quello che scegliete su cose diverse. Quindi purtroppo era necessario fare scontistiche diverse perché non possono essere usate all'interno dello stesso ordine. Quindi. Va bene, io per ora vi saluto, adesso vi faccio il post dove vi ricordo che sono in preordine anche queste due fustelle che abbiamo provato oggi. La cosa di provare le fustelle insieme so che vi piace perché almeno ricevo diversi commenti che mi dicono che vi piace questo momento in cui ragioniamo sulle fustelle nuove insieme, quindi sono contenta. E noi ci aggiorniamo domani, domani o dopodomani arriverà Mintopia, il reintegro. Da un lato il tracking dice domani, dall'altro dice martedì, ma quindi al più tardi martedì ce l'avremo. Credo che ci consegneranno Florilege così da poterlo pubblicare martedì mattina. E abbiamo anche altre cose in viaggio di cui adesso non ho memoria, però arriveranno. Che vi devo dire? Intanto vi lascio attivo il preordine, e sono quattro fustelle quelle su cui potete fare il preordine dei nostri prodotti. Spero che vi piacciono. Le cover plate mirano ad essere una serie, ovviamente. Il bouquet, se vi piace, potrebbe esserci anche quello autunnale, poi quello invernale. E le fustelle dell'Arch Sentiment potrebbe essere anche quella una serie, perché a me non dispiace per niente, anzi, e in più. È decorabile con i fiorellini piccoli. Vi ricordo che ci sono i fiorellini piccoli qua e i fiorellini piccoli che ci sono anche nella donna autunnale del trattore. Le scritte così grandi sono in realtà stagionabili, nel senso che potete utilizzare add-on di piccole decorazioni per renderle adatte alla stagione, per esempio, no? Mi viene in mente, adesso che ho parlato della donna autunnale, ci sono anche le zucchette che sono deliziose, le foglioline, per dire. Grazie a tutti. Buona domenica, buono shopping e noi ci aggiorniamo domani. Grazie, ciao ciao!